Le sette eresie. Bergogliani e tradizionalisti divisi. Allora, eccoci rientrati in studio. Allora iniziamo questo nostro confronto, questo nostro dibattito sulla situazione del Vaticano, sulla figura di Bergoglio, su questa esortazione apostolica, dicevo prima di andare in pubblicità, Amoris Laetitia, che tanto sta facendo discutere, tanto appunto che un gruppo che noi definiamo tradizionalisti, ma insomma questa lettera è stata firmata da 62 persone tra prelati, studiosi universitari, giornalisti, filosofi ed altri che invitano il Papa a rivedere alcune sue posizioni. Il dito viene puntato sull'ottavo capitolo di questa esortazione apostolica, riguarda la famiglia, in particolare le persone divorziate che magari si sono risposate e che secondo Bergoglio potrebbero ritornare ad accedere all'Eucaristia. Questo ha creato un certo scompiglio e, come si diceva, un gruppo di persone ha proposto questa lettera, di cui è stato diffuso il testo, tra l'altro, in questi ultimi giorni tramite un sito internet, correctiofilialis.org, dove è possibile leggere per intero questa, che tra l'altro è scritta in latino, e invitano il Papa a, come dire, no? a correggere. Castagna, è una cosa così inusuale? No, intanto va detta dal mio punto di vista, adesso non essendo proprio dentro le vicende, ma osservandolo per l'importanza che hanno, l'importanza appunto del capo della Chiesa. Mi pare che emerga una questione con Bergoglio, con molta forza e con molta radicalità anche. Bergoglio non è un europeo, è un sudamericano. In Sud America è un papa che ha vissuto anche le contraddizioni che in quel continente si sono viste, anche da un punto di vista economico, sociale, oltre che politico. Non dimentichiamo che prima abbiamo parlato della Spagna, dall'altra parte dell'Atlantico c'era un intero quasi continente con dittature militari, quindi con un'oppressione nei confronti del popolo molto, molto attenta. Ci sono stati addirittura anche dei prelati ammazzati dai regimi militari. Quindi lui ha vissuto in quella terra in particolare, dove addirittura la Chiesa, con la teologia della liberazione, se non sbaglio il termine, ma sia Gottardo che il professore mi possono correggere a questo punto di vista, avevano evidenziato appunto le contraddizioni che un sistema economico aveva nei confronti di un paese e di un intero continente. Qual è la cosa che a me stupisce di Bergoglio? Il fatto che lui è proprio dentro i mutamenti di questa società. Cioè lui pensa a una Chiesa, non soltanto con questa esortazione, ma anche con l'enciclica, pensa a una Chiesa che sia profondamente dentro le vicissitudini della nostra società e quindi anche coi mutamenti che la società impone. L'ultima enciclica non è un'enciclica di carattere papale classica che abbiamo conosciuto, è un documento di politica economica dal mio punto di vista, e cioè è un documento che spiega come il mondo sta andando e come è possibile raddrizzarlo. Ovviamente c'è il pezzo che riguarda l'ecologia, riguarda lo sfruttamento della terra, riguarda anche la questione dei migranti, dei poveri nel mondo, cioè quell'attenzione che la Chiesa ha nei confronti di una situazione, ma è un Papa questo che dimostra di essere al passo coi mutamenti che vi sono. È chiaro che un pezzo della Chiesa, non è un caso che sia stati le Lefebvriani e certo, comunque una parte conservatrice c'è, che secondo me anche dentro il Vaticano, non soltanto fuori, parleremo anche di questo, tende a ostacolare questo processo di rinnovamento, ma è un processo di rinnovamento che secondo me Bergoglio ha tutte le caratteristiche per portare avanti, se non altro evitando appunto che succedano, che poi discutiamo dei complotti, se non lo fanno, come si dice, fuori prima. Ma io gli auguro lunga vita anche per la radicalità delle cose che mette in campo. L'abbiamo visto sulle questioni finanziarie del IOR e sulla pedofilia, due argomenti che hanno toccato in maniera profonda la Chiesa, ma che lui ha saputo trattare in maniera molto, molto forte, molto precisa, in modo particolare sulla pedofilia, che ha coinvolto
parti del mondo ecclesiastico dicendo è un reato, non è il Consiglio Vaticano certo. che se ne parla, sono i carabinieri, le forze di polizia, la legalità che esiste in ogni paese. Certo, professor Kasen, cosa possiamo dire allora di questa operazione, chiamiamola così, che è stata fatta nei confronti di Bergoglio? Ma sicuramente è stata fatta anche un'operazione di questo genere, per esempio al Concilio Vaticano II. Una parte della Chiesa non accettò questa revisione all'interno, questo rinnovamento che la Chiesa riteneva necessario, e quindi abbassare il livello di scontro con le altre religioni, come era successo precedentemente, e quindi una parte di questa Chiesa non accettò e si svincolò, non si ritenne vincolata dal Vaticano II. Quindi è nella natura delle cose che tutti non vadano d'accordo, perché ovviamente ognuno ha una sua impostazione, un suo convincimento religioso, di poi ognuno ha la fede che ha, e quindi porta avanti quello che sono i suoi convincimenti, e questo è un fattore abbastanza normale. Ma dovremmo capire come viene portato avanti poi di fatto questo, se ci limitiamo a un sito web, ci limitiamo a 25 pagine dove scriviamo il perché e per cosa questo Papa non ha le caratteristiche, perché non è illuminato dallo Spirito Santo, perché è lo Spirito Santo che illumina i papi e li fanno stare nella retta via, perché se il Papa viene abbandonato dallo Spirito Santo, allora succede come succede a Bergoglio, e questo entriamo invece in una sorta di labirinto, perché con le parole si può costruire tutto e il contrario di tutto. Allora, se uno dei punti fondamentali è che in caso di divorzio la persona divorziata viene espulsa dalla Chiesa, io sarei indotto a pensare un brano del Vangelo dove c'è una donna che deve essere lapidata perché ha tradito, perché è stata trovata in uno stato di tradimento nei confronti del marito, e a Cristo, che interviene per salvarla, gli dice: ma tu riconosci la legge di Davide, sei pro o contro? E Cristo naturalmente si trova un po' spiazzato e dice: chi è senza peccato scagli la prima pietra, e nessuno ha il coraggio di scagliarla, perché ciascuno di loro era nello stesso stato della vittima. E allora, se noi usiamo lo stesso termine nei confronti di tutti, vediamo che forse la giustizia acquisisce un valore molto più alto. Gottardo, cosa possiamo aggiungere? Possiamo aggiungere, io da povero cristiano, molto povero nella fede, come si dice, però si cerca di essere cristiano. Io sono uno che, se ho dei dubbi, i dubbi vengono, come si dice, chiariti dalla linea decisa del Papa, e io alla fine sono su quella linea lì, non è che vado molto fuori, cioè tutte queste... Lei crede che la Chiesa quindi si possa rinnovare in questa adeguandosi, come diceva prima tutte queste Castagna, ai tempi ma di... la Chiesa è in continuo rinnovamento, perché è in sé. Vedete, la differenza tra la fede cattolica e la religione musulmana sta nel fatto che la religione musulmana si fonda su un solo libro. Anzi, il fondamentalismo, il Corano, e il fondamentalismo che tanto dannoso fa anche, tanto danno fa anche in politica oggi, è quello che vuole portare il comportamento alla cristallizzazione del messaggio originale. La Sharia, si conquista il potere religioso con la spada e così via. La Chiesa e la storia della religione cattolica è fondata su più libri. C'è l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento. Il Nuovo Testamento poi è fatto di 4 Vangeli, mica di uno. E quindi tra queste, i 4 Vangeli danno sfaccettature diverse della presenza e della testimonianza cristiana. Quindi una dialettica interna c'è sempre stata.
da quando hanno codificato che sono quattro versioni dei discorsi di Cristo, non sembra mica sono tutti uguali, c'è una dialettica interna, quindi questa dialettica è sempre esistita. La grande struttura della Chiesa, poi anche nelle scuole teologiche ci sono sensibilità diverse. Un conto è la scuola agostiniana, più vicino a Platone, c'è la scuola di San Tommaso, quella domenicana. Cioè, ci sono le correnti come c'erano nella Democrazia Cristiana ai suoi tempi. Ma non sono correnti, sono le dialettiche del pensiero e della fede che portano un rinnovamento continuo, una reinterpretazione. Quindi io insomma non starei lì a scandalizzare. Quando mi posso scandalizzare? Quando le battaglie religiose rischiano di nascondere in sé battaglie di potere puro. Allora, quando io non sono un teologo, volete che vedete che da più neanche non voglio essere, neanche non mi interessa. Seguo una dottrina che mi dice il Papa. Punto. Senza dubbi, anche se è scomoda, ma quando vedo che questa lettera è firmata da qualche banchiere, eccolo, e posso avermi dei dubbi, allora sto col Papa, non sto con i banchieri, non sto con i banchieri che usano la teologia. Allora, a maggior ragione, anche se è scomodo, anche se quando parla di politica questo Bergoglio non mi piace più tanto, ma nella fede mi piace Bergoglio, punto a capo e chiuso. E non mi piacciono quei preti, quei cardinali che magari non si iscrivono, non mettono la loro firma, la fanno a mettere da qualche banchiere. Io seguo il Papa, non seguo i banchieri. Certo, certo Gottardo, però di questi giorni, oltre a questa lettera, è arrivata anche la prima intervista pubblica dell'ex, ormai ex, revisore dei conti dello Stato della città del Vaticano, Libero Milone, che ha rassegnato le dimissioni forzatamente nel giugno scorso e solo adesso ha parlato. Allora, sentiamo come sono andate le cose in questa breve intervista. Ho avuto un incontro di routine con il sostituto Monsignor Becciu il 19 giugno. Era andato per definire i contratti di lavoro dei miei dipendenti e sono rimasto stupito quando mi ha informato che la fiducia riposta in me dal Santo Padre si era inclinato e quindi avevo svolto apparentemente delle attività fuori dal mio mandato e chiedeva le mie dimissioni. Dire che sono rimasto allibito è un understatement, come direbbe un inglese. Nessuno dei motivi che lui ha menzionato aveva, a mio avviso, alcun riscontro credibile e feci presente questo al sostituto. A mio avviso erano tutte prove costruite per, non so, posso dire, ingannare. Va bene, parlerò col Papa e mi è stato detto che dovevo recarmi in gendarmeria. Mi sono contestati fatti, secondo me, su elementi infondati. Questo interrogatorio presso la gendarmeria andò avanti tutta la mattinata e poi pomeriggio presso gli uffici del Risorgimento Generale, dove hanno ispezionato l'ufficio e hanno sequestrato i documenti. Il colloquio con i signori non è stato simpatico, il pomeriggio in particolare sono stati molto aggressivi, pretendevano che io confessassi qualcosa, non so che cosa, perché come ho detto ho agito nel contesto dei confini dello statuto, mi hanno minacciato con l'arresto e questo ovviamente non era né proponibile né accettabile da parte mia e quindi ho detto che avevo capito che non sarei rimasto lì, quindi era meglio presentare le mie dimissioni. Ecco, presentare le mie dimissioni. Ha risolto un rapporto di lavoro? Cioè, è stato risolto un rapporto di lavoro quando manca la fiducia. È chiaro, ecco, c'è da dire che causa addirittura. Milone era stato nominato direttamente da Bergoglio, era stato chiamato quindi da Bergoglio ancora nel 2015, queste dimissioni arrivano 3 anni prima alla fine del suo mandato. Un altro piccolo, allora, come diceva Andreotti, a pensare male si commette peccato, però spesso ci si azzecca.
sorge il sospetto, un altro tassello che si aggiunge a un'azione, chiamiamola così, di disturbo, di, come dire, di discredito nei confronti del pontefice. In particolare qui poi andiamo nell'ambito economico, chiaramente. Bergoglio, appena arrivato, aveva messo subito in azione un pool per risolvere la questione dello IOR Castagna. Cosa dice? No, nel senso che era stato nominato dallo stesso pontefice, quindi adesso non sappiamo quali sono gli elementi di cui lui è stato accusato, questa è la sua versione. Se dovessimo guardare da un punto di vista giuridico, si è risolto un rapporto di lavoro tra un datore di lavoro e un proprio dipendente. Il dipendente può adire, diciamo così, a vie legali nei confronti del datore di lavoro per vedere rispettate appunto le proprie condizioni. Cioè, credo che gli elementi che hanno caratterizzato, cioè, quando si rompe un rapporto di lavoro, in modo particolare con la persona che hai messo tu, e hai ravvisato che non ci sono più le condizioni per cui quell'input, quella mission che avevi affidato non è stata, secondo quanto lui ammette, cioè quanto lui dice, raggiunta, inventata, infondata, non lo so, non lo sappiamo. È evidente che parliamo di una cosa grande, cioè lo IOR e le finanze del Vaticano non sono una cosa banale. E Papa Bergoglio ha detto, vediamo anche, si dimostra che su questo non demorde, e c'è una resistenza. Adesso abbiamo visto alcuni casi, se non voglio far nomi, di cardinali che avevano attici, cioè c'è una condizione della Chiesa in alcuni settori che è inaccettabile per un Papa come Francesco, inaccettabile. E quindi è chiaro che con questo puntino, con questa radicalità intende perseguire. Però ripeto, non abbiamo elementi per conoscere quali sono le cause, quindi abbiamo un'intervista di uno che è stato, a cui hanno risolto il rapporto di lavoro, dico con la leggerezza necessaria, perché penso che non sia messo come altri, che invece viene risolto in maniera molto più drammatica il rapporto di lavoro in Italia. Professor Casen, riusciamo a spiegare ai telespettatori che cos'è e cos'è stato e che cos'è l'Istituto per le Opere Religiose? L'Istituto delle Opere Religiose è un istituto che raccoglie il denaro che va destinato poi al Vaticano per la sua sopravvivenza. È un istituto che una volta funzionava molto bene, diciamo che risale al millennio scorso, cioè al primo millennio, quindi verso l'800 dopo Cristo. E era un sistema per raccogliere denaro, perché era uno Stato che, come lo Stato del Vaticano, non produce nulla se non fede e naturalmente dà un servizio ai cittadini, ma naturalmente vive di quello che i cittadini lasciano allo Stato. Nella storia poi questo divenne, dall'obolo passò una sorta di tassa che era la decima. E la decima voleva dire la decima parte del prodotto europeo cristiano lordo dell'Europa dell'epoca, e quindi diventavano cifre molto importanti, e venivano contese poi all'epoca da vari cardinali, da vari ordini anche militari, come i templari. I templari avevano la possibilità di accedere alla decima, cioè chi doveva pagare la decima, cioè tutti i cristiani dovevano pagare la decima, potevano scegliere se lasciarlo al vescovo della propria area, della propria parrocchia, oppure darlo ai templari. E i templari in questo senso poi diventarono molto ricchi e furono il motivo della crescita dei templari, ma anche della loro scomparsa. Nel tempo si è ridotto questo obolo, oggi parliamo di circa 50 milioni di euro, quindi è poca cosa per uno Stato che deve articolarsi su vari fronti. E quindi con il concilio, col concordato prima, e il primo e il secondo, lo Stato italiano si impegnò di mantenere un certo livello lo Stato Vaticano. E naturalmente lo Stato Vaticano a quell'epoca si fece la propria banca, il proprio centro affari,
E questo centro affari naturalmente viene gestito a turno da vari cardinali che hanno la possibilità di accedere. Uno di questi, come abbiamo fatto memoria prima, fu Marcinkus, il quale mise mani pesanti nel tesoro vaticano, ma fu quello che riuscì a demolire il famoso muro, no, tra Oriente e Occidente, e quindi finanziare Solidarnosc, e quindi poi praticamente dare inizio al crollo del comunismo della Unione Sovietica. Questo è in questa vicenda naturalmente non si possono calcolare i soldi che entrano o che escono, e sicuramente chi ci rimise una buona cifra di questa operazione furono i cittadini italiani, che lasciarono nelle banche i loro soldini. Non direttamente, ma indirettamente, perché lo Stato intervenne e chiuse tutte le cose che aveva lasciato in sospeso la banca dell'epoca. Ecco, naturalmente quando si toccano i soldi, naturalmente succedono delle cose strane, e la storia ne dà senso in questo genere. Certo, Gottardo, prima abbiamo parlato di Giovanni Paolo I, adesso Bergoglio, c'è questa necessità, la volontà comunque di rendere lo IOR più trasparente, no? Il problema è la trasparenza, perché è un istituto di credito che i conti sono numerati. Su questa cosa del qui la trasparenza va bene quando si parla della politica dei partiti. Quando si va al vertice del potere, la trasparenza non c'è più, perché il potere al vertice non è mai trasparente. Non a caso che da sempre, prima i Romani e poi la Chiesa, l'arcanum imperii, dicevano, sono delle ragioni che sfuggono. Anche nella cronaca, nessuno dei grandi fatti delle cronache, dei rituali della politica sono state mai chiarite. Delitti, assassini, l'arcanum imperii. Quindi, questa storia della trasparenza, il potere ha una ragione in sé, tanto più nel Vaticano, quando questa ragione in sé ha una legittimazione suprema, quindi dove sopperisce la fede, eccetera. In concreto io vedo le cose relativamente chiare, nel senso che c'è due linee che si scontrano. Queste linee hanno in sé una serie di implicazioni anche concrete e materiali. La linea del rigore della morale, quelli dei tradizionalisti, è una linea invece del sociale, della misericordia, di comprendere la società, di assumersi in sé anche tutte le difficoltà. Dentro la dialettica della Chiesa oggi c'è queste due linee qui. I conservatori vogliono il rigore morale anche con una certa ragione, con delle argomentazioni sottili, ma in sostanza vogliono con queste argomentazioni sottili colpire un'apertura sociale, una trasformazione della Chiesa. Ecco, io devo dire che sono più dalla parte di quelli che vogliono la trasformazione, ecco l'adeguamento, tanto per essere chiari. Quindi lei non vede quindi tutti questi problemi legati? È uno scontro anche ideologico, o per chi ha la mente più sottile, teologico, ma in sostanza sono queste linee: chi è più aperto socialmente e chi ritiene l'ortodossia morale sia una cosa che deve prevalere. In realtà queste due linee qua sono sempre state presenti fin dal Vangelo, è la linea di Marta e di Maria, tanto per essere chiari. Quindi questa dialettica, questo conflitto è destinato a durare ben oltre Bergoglio. È ben vero quello che diceva Castagna, che il nostro Papa Bergoglio sia di origine italiana, ma è uno di Buenos Aires. Mi dicono alcuni miei amici religiosi, questi di quella città. È gesuita.
e per di più il gesuita, dice: senti, ma stai attento, non è vero che voi tirate fuori qui la teologia della liberazione, no, lui è stato influenzato dal peronismo, ma dalla, dice, soprattutto da quella corrente peronista che sono i descamisados popolari, e quella impersonata da, non da Però, ma dalla Evita. Dalla Evita. Dice: guarda, che è tutta una. Dovete. Abbiate una sensibilità diversa, non rendete tutto ideologico, tutto così chiaro, tutto così ripetuto. Lui ha una grande apertura sociale che è tipica della sua sensibilità, della sua origine sudamericana, della sua appartenenza ai gesuiti. Pensate quando i gesuiti volevano cinesizzare la religione cattolica e vengono fermate dai papi tradizionalisti. La Cina sarebbe cristiana se fosse passata quella linea, tanto per essere chiari. Lui fa parte di questa linea qui. Io alla fin fine, sapete che vi dico, che sono d'accordo con lui, basta che non come si dice, non debordi troppo nella politica, ecco, tutta. Abbiamo capito la sua posizione, Gottardo, però io voglio ritornare invece a quello che è stato il ruolo dell'Istituto per le Opere Religiose in questi anni, che è stato oggetto poi anche di numerosi film, anche di successo, ad esempio Il Padrino, nel Padrino i la soldi terza, sono lo sterco del diavolo, anche in Vaticano. La terza parte, infatti, li vogliono tutti in Vaticano, vogliono, perché li benedicono e li rinnovano. Nel Padrino, nella parte terza, c'è un incontro significativo tra Michael Corleone e il cardinale Lamberto, che era interpretato da Raffa Vallone e che impersonerebbe la figura proprio di Giovanni Paolo I, del cardinale Luciani. In quel caso si incontrano proprio per un motivo economico. Michael Corleone si lamenta, sentiamo un breve pezzetto. Questa impresa finanziaria all'arcivescovo, mi fidavo di lui, ero sicuro che la sua onestà fosse al di sopra di ogni dubbio, ma come lei vede mi trovo ad essere vittima di una truffa. Vengo preso in giro. Somme enormi sono andate ai pezzi da 90 della politica. E la Banca Vaticana è il garante. Se quello che dice è vero, scoppierà un grosso scandalo. Guarda questa pietra. È stata immersa nell'acqua per chissà quanto tempo, ma l'acqua non ha potuto penetrarla. Guarda, perfettamente asciutta. Lo stesso è accaduto agli uomini in Europa. Per secoli sono stati circondati dal cristianesimo, ma Cristo non è penetrato in loro. Cristo non è mai vissuto dentro di loro. Che cos'è? Vorrei chiederle di farmi dare qualcosa di dolce. Un succo d'arancia, una caramella. Per favore, un succo d'arancia o qualcosa di dolce. Io ho un problema di diabete. Si abbassa il livello dello zucchero nel sangue. Capisco. Grazie. Sono sotto stress, mi succede qualche volta. Sì, certo, certo. Venire da lei per una cosa così delicata, accusare il suo arcivescovo, è stato difficile per me. Se la mente soffre, anche il corpo sta male. È vero. Quanto è vero. Non vorresti che io adesso... Ecco, poi a questo punto inizia, Raffa Vallone convince Al Pacino a confessarsi e c'è il momento dell'apertura appunto di Al Pacino che vuole, tra virgolette, pentirsi. Professor Casen, un episodio ovviamente, un film che però ha, come dire, messo in evidenza e ha portato... insomma, in chiaro quelli che erano
i rapporti. Ma diciamo che si rifà su buona parte della storia di Corleone, si rifà a fatti reali, poi anche in precedenza ci sono dei fatti che alludono a cose che sono successe negli Stati Uniti. Michael praticamente vuole rompere con il passato, un passato che non gli è mai andato giù, però è stato costretto, diciamo, per, come la giustificazione per salvare la famiglia, e quindi l'unica cosa che può fare è quella di andare in un luogo santo e dedicare le proprie risorse che ha accumulato fino a quel punto dentro un luogo che ritiene sicuro, e comunque che i suoi denari vadano investiti in maniera giusta. E la cosa che succede è che proprio in quel posto dove lui crede di redimersi viene redento in ben altra maniera, cioè gli portano via tutto praticamente, o buona parte, e quindi lui rimane, è la prima unica sconfitta che ha nella sua vita, ce l'ha proprio da quella entità che lui riteneva fosse quella che l'avrebbe in qualche maniera salvato. E a questo punto lui si confessa, e confessa tutta una montagna di cose, e perché la volontà di redenzione ce l'ha ancora dentro, e così è l'interpretazione del film. Ma quello che fa vedere è che questa organizzazione, questo Stato, che a tutti gli effetti non lo è più, perché non ha più le caratteristiche di uno Stato, comunque mantiene al suo interno un'organizzazione che non ha remore, non ha problemi morali, etici, quando si tratta di denaro, e quindi è disponibile a qualsiasi cosa, compreso riciclare e anche fottere i soldi della mafia. Certo. Allora, andiamo un attimo in pubblicità, ma torniamo subito, così aggiungiamo qualcosa all'osservazione del professor Casen, e dopo andremo anche a vedere qualche pezzo dell'altro film che è stato fatto, cioè I banchieri di Dio, sul caso di Roberto Calvi e del Banco Ambrosiano. A tra poco.